Ciao a tutti, questo è un video molto diverso da quello che faccio in genere, è un video abbastanza serio, vi prometto è l'ultimo. Io volevo soltanto esprimere la mia opinione e potete condividerla o non condividerla, insomma. Stanno tutti parlando di questo argomento e io mi sono sentito di esprimere il mio parere perché trovo che l'autolesionismo siano un problema molto grave e che legarle a queste cose futili è abbastanza stupido. Se a voi fa piacere sentire la mia opinione, continuate a guardare il video, se non vi piace chiudete e basta, perché è inutile che commentate cose negative su di me perché io esprimo la mia opinione. Io premetto che non seguo questi ragazzi, ho sentito alcune canzoni, sì, mi sono anche piaciute, ma non li seguo appassionatamente perché non fanno il genere di musica che a me piace. Questa storia di Zayn, che lui si è andato dal gruppo perché evidentemente è stressato da questa vita da star, penso sia una cosa facile stare tutti i giorni con delle persone che ti fanno le foto in qualsiasi momento della tua vita, quindi se n'è andato, ha detto me ne vado, cioè vedetevela voi. Però non condivido il fatto che lui abbia manifestato così tanto la cosa, se ne sarebbe dovuto andare secondo me in una maniera più silenziosa, gradualmente e facendo meno scandalo in questo modo. La cosa che non mi è piaciuta di più è stata quella delle persone che si sono tagliate scrivendo I love Zayn. L'autolesionismo è una cosa che a me dà fastidio perché non penso che facendoti un taglio sulle braccia tu risolvi i tuoi problemi. C'eravamo appellati a quella cosa, anche in questo caso è Zayn, per sentirci meglio. E allora da un momento all'altro questo prende e se ne va e tu ti ritrovi tipo io mo che faccio? Io ero molto affezionata a Selena Gomez e era attrice, cioè per me era fantastica. Quando sono finiti i maghi di Waverly io mi sono ritrovata nella situazione del tipo e mo che cazzo mi guardo? Penso voi vi siete ritrovati nella stessa situazione, no? Di questo mo se ne va. E io che mi ascolto. E allora è stato per voi un crollo così grande, improvviso, magari vi trovate anche in una situazione difficile fisicamente, familiarmente, e vi siete ritrovati ad appellarvi all'autolesionismo. Non avete risolto niente perché avete soltanto perso sangue e avete dei tagli che rimarranno per sempre sulle vostre braccia, le cicatrici. Cosa avete tratto da tutto questo? E postando le foto sui social non è un modo per far capire che voi state male, secondo me, ma io intendo voi che l'avete fatto, chiediamoci. È un modo per attirare l'attenzione su di voi e avere dei mi piace. E ora cambio argomento perché ho detto la mia su Zayn, ora arriviamo ai mi piace. Dei numeri digitali che stanno solo lì e basta, cioè tu apri Facebook e c'hai 5.000 mi piace, chiudi e basta. Cioè sicuramente se oggi posto una foto e arriva a 8 mi piace invece dei miei soliti 1000, 2000 mi piace, mi chiederei perché, cioè che è successo che non va, perché non ho più quei mi piace. Ma non è che mi vado a tagliare, non è che ora mi deprimo e non parlo più con nessuno, non vivo più e cerco di fare tutto per avere altri mi piace, perché non è quello il mio obiettivo di vita. Penso che i mi piace siano una cosa per far capire alle persone insicure che sono accettate dalle altre persone. Cioè se io ho 5.000 mi piace vuol dire che 5.000 persone piace quello che faccio, fa piacere a chiunque, ma arrivare al livello che tu fai video ridicoli per avere mi piace, fai tagli persone per avere mi piace, ma una volta che hai avuto questi mi piace, cosa ne hai tratto della tua vita? È un video molto breve e volevo soltanto esprimere il mio parere. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, o se no, io vi voglio bene comunque.